E fatemi anche dire questo, che ho girato un po' il sud. Ma se il 90% degli amministratori, spesso giovani e spesso donne, minacciate di morte dalla mafia e dalla camorra, sono del Partito Democratico, ci sarà motivo? A loro noi dedicheremo la festa nazionale del Partito Democratico. Sono andato a salutare nel 30° anniversario della morte davanti alla sua lapide Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Sono stato nell'auditorium dove Don Puglisi recitò la sua ultima messa. Quell'auditorium è dedicato a Di Matteo, quel bambino di 12 anni tenuto 6 mesi in un buco, poi strangolato da delle bestie, ma più di bestie, non le fanno le bestie queste cose, strangolato e sciolto nell'acido. In quello stesso giorno ho letto un'agenzia dove Grillo diceva che la politica è peggio della mafia perché la mafia non strangola. Lo vada a dire lì davanti, lo vada a dire, basta queste cose qua, basta questi populismi che fanno finta di partire da sinistra e poi, come sempre nella storia d'Italia, ti sbucano a destra ti sbucano, come sempre nella storia d'Italia. E sentir dire perché la Guardia di Finanza va a prendere gli evasori a Cortina, questo è odio sociale, non restituiamo i botti e così via. Attenzione, tutte queste cose portano a destra. Allora noi, torniamo a noi, Partito Democratico, come vedete dalle cose che dico, noi non siamo solo un partito che vuole crescere, noi abbiamo una certa idea di sistema. Ricostruzione del paese vuol dire ricostruirlo su basi costituzionali, contro i populismi, rinnovando le nostre istituzioni, ma contro i populismi.